E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti a questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con questa action figure della linea Marvel Select, prodotta dalla Diamond Select in esclusiva per i Disney Store. Abbiamo direttamente da Guardiani della Galassia Star-Lord nella sua versione comics. Eccolo qui nella sua confezione, molto figa. Qui ci sono tutti i guardiani sul lato, qui il nome Star-Lord. Sul lato, come al solito, c'è un disegno fighissimo del personaggio. E sul retro abbiamo semplicemente un'immagine ingrandita della figure, le altre figure disponibili e il logo dei guardiani. Quindi non perdiamo altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Ed eccoci qui con il nostro Star-Lord e tutti i suoi accessori. Andiamo subito a vedere il primo, che è questa base. Devo dire molto molto ben fatta, neanche leggera come si può pensare, nonostante è vuota da sotto. È abbastanza pesante, comunque i dettagli sono fatti veramente bene. E inoltre è componibile insieme alle altre basi dei guardiani. Infatti qui ci sono appunto delle parti che si possono unire. Allora, andiamo a vedere il resto. Abbiamo questo stand, che è forse la prima volta che vedo in una Marvel Select. Appunto è molto alto e qui c'è questo peg che si collega alla schiena del nostro Star-Lord e poi c'è la base trasparente, non si può posare in nessun modo, però devo dire che è un bel tocco. Poi abbiamo questo cristallo viola trasparente che tra l'altro si va un po' a scurire sulle punte e a schiarire verso il basso, davvero molto ben realizzato. Poi abbiamo anche una testa intercambiabile di Star-Lord a viso scoperto, anche questo è un viso abbastanza ben realizzato. Non mi piace particolarmente l'espressione che hanno dato, però nel complesso i dettagli sono molto belli, anche le sfumature nei capelli. E una particolarità è che vedete i capelli con questo viso con la maschera sono biondo molto più acceso, mentre questi qui sono, diciamo, un biondo un po' più naturale. È un dettaglio che forse si sono fatti sfuggire, ma a me non dà particolarmente fastidio. Per il resto abbiamo una sola mano intercambiabile sinistra distesa per appunto impugnare quel cristallo, e poi abbiamo due pistole che sono naturalmente identiche, sono le caratteristiche pistole di Star-Lord. Devo dire molto molto ben realizzate, con questo painting in gunmetal con tante sfumature, il dorato, ragazzi, sono fatte davvero bene. E poi hanno questi fori per poterle rinfoderare sulle cosce del nostro Star-Lord. E inoltre abbiamo anche questi effetti di fuoco dei propulsori che ha sotto gli stivali, quindi praticamente, ragazzi, hanno dotato questo Star-Lord di tutto quello di cui aveva bisogno. Ora andiamo a vedere la figure più nel dettaglio. Ecco qui il viso con la maschera caratteristica. Naturalmente questa qui è la versione comics, la maschera è fatta davvero benissimo, il gunmetal è fantastico e anche il rosso che hanno dato agli occhi non è male. Vediamo i capelli, come ho detto, che sono di questo biondo molto più acceso rispetto a quelli del viso scoperto, e vediamo anche il dettaglio, comunque c'è un po' di pelle che si scopre sul retro e anche un po' di capelli che cadono sotto la maschera. Per il resto abbiamo l'outfit classico, appunto con questo cappottone rosso con una manica sì e l'altra manica invece vedete un po' più bardata con l'armatura, quindi è un po' più stretta rispetto a questa che è più libera. E devo dire che anche questa parte dell'armatura è fatta molto molto bene, qui c'è anche un paragomito, un parabraccio, e questo cappotto naturalmente è in plastica molto molto morbida. Vediamo al di sotto che ha la canottiera bianca con tutti i muscoli che si vedono e anche tutte le pieghe del tessuto fatta davvero bene, con delle leggerissime sfumature un po' più scure ad accentuare tutti i dettagli. Vediamo che anche i pantaloni sono fatti molto bene con questi altri dettagli, le ginocchiere sono dipinte in argento, così come anche qui la fibbia della cintura, e gli stivali sono a dir poco magnifici con questo marrone molto chiaro però pieni di sfumature. Ci sono anche dei dettagli delle fibbie argentate, davvero molto molto fighi. E qui, come ho detto, ci sono i propulsori a cui appunto si possono collegare senza alcun problema le fiamme che abbiamo visto prima, per questo effetto davvero figo. Vediamolo anche sul retro, come vedete ci sono anche delle sfumature più scure sul cappotto. Inoltre abbiamo questa tracolla che è un pezzo separato, quindi volendo si può togliere, che sinceramente non so a cosa serva, perché appunto le pistole si inseriscono qui con questi peg che ha sulle cosce, che in realtà non sono tanto belli da vedere, però apprezzo lo sforzo che almeno hanno fatto in modo che le pistole potessero rinfoderarsi lì. Qui non lo so, ci può andare una pistola volendo in questo modo, però non capisco che senso abbia metterla lì, non ci sono altre armi che possono essere inserite in questo fodero. Comunque andiamo a vedere le articolazioni. Abbiamo la testa qui su sfera che può guardare verso l'alto solo fino a qui, verso il basso praticamente zero, può ruotare lateralmente, può muoversi un po' in questo modo, un po' limitata
l'articolazione alla testa. Qui alla spalla abbiamo questa articolazione fantastica e l'armatura, vedete, entra dentro, quindi non c'è assolutamente problema nell'articolazione. Devo dire che mi è piaciuto molto come hanno realizzato questo punto. Poi abbiamo la rotazione a 360 gradi, naturalmente la rotazione qui al bicipite, articolazione singola al gomito, ulteriore rotazione qui al gomito, piegamento qui al polso e anche la rotazione al polso. Qui a mezzo busto abbiamo l'articolazione che permette semplicemente una rotazione, perché il movimento in avanti e indietro è molto molto limitato, qui avrebbero voluto fare molto meglio. Poi abbiamo anche la rotazione qui alla vita, piegamento della gamba in avanti quasi 90 gradi, quindi abbastanza buono, il piegamento all'indietro un po' limitato. Poi abbiamo l'apertura laterale praticamente massima, rotazione qui alla coscia, doppia articolazione qui al ginocchio, piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù e anche rotazione laterale del piede. Queste articolazioni delle gambe sono un po' loose, però nulla di troppo preoccupante, devo dire, le pose le riesce a assumere molto molto bene, non c'è gran problema. Andiamo come al solito a misurare l'altezza. Il nostro fedelissimo Goliath ci dice che è alto praticamente 7 pollici, quindi sui 18 centimetri. Naturalmente lo andiamo a paragonare con il mitico monnezza Spider-Man sempre presente, e come vedete Star-Lord è un po' più alto del nostro Spider-Man e devo dire che ci può stare. Lo paragoniamo anche a Pizza Spider-Man, che è Marvel Legends invece, come vedete è molto più basso di questo Star-Lord e devo dire che è abbastanza fuori scala. Invece il voto che mi sento di dare a questa figure, ragazzi, è un bel 9 pieno. Devo dire che non me l'aspettavo così ben fatta, mi ha sorpreso tantissimo, è piena di accessori, molto ben articolata, dettagli davvero incredibili, quindi ha praticamente tutto quello che serve. Se siete fan del personaggio ve la consiglio tantissimo. Ovviamente, ripeto, è esclusiva Disney Store, quindi si può trovare esclusivamente nei Disney Store, purtroppo io non ve la posso procurare. Comunque ragazzi, fatemi un po' sapere il vostro parere con un commento qui sotto, lasciate il mi piace se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete condividerlo. In descrizione trovate anche tutti i miei social per seguirmi a 360 gradi. Io vi lascio le pose fighe. Ciao da Ara, da Star-Lord, e collezionate sempre!